Oggi parliamo della creazione di un nuovo podcast relativa sempre al muro bianco. Quindi oggi inizia una nuova avventura? No, un nuovo confronto tra me e te su quello che sarà il rapporto tra uomo e natura, ma ne parliamo dopo la sigla. Ciao e ben ritrovato sul mio canale. Sono Mauro Barbacci, sono un fotografo naturalista e anche guida escursionistica. Ho deciso, se non sai perché il muro bianco, vai a vedere il video che metto qui sopra, che è quello precedente a questo qui, e capirai perché questa cosa del muro bianco. Ma a parte il muro bianco, oggi voglio parlarti di una cosa nuova che ho iniziato a registrare proprio oggi e la sto pubblicando nei prossimi giorni. In descrizione trovi il link al mio canale Telegram, quindi saprai quando pubblicherò il podcast. C'è la mia community Discord, sempre nel link in descrizione, e per far parte della community puoi anche sostenere questo canale tramite Patreon. Trovi tutto quanto in descrizione senza che andiamo per le lunghe. Cosa importante invece, ti voglio parlare di quello che è questo podcast dedicato al rapporto tra uomo e natura. Ho deciso di registrarlo perché in questi mesi sono stato lontano da casa e lontano dalla natura, e mi rendo conto ancor più quanto sia importante questa cosa e come potersela portare dietro. Cioè, adesso qui forse sentirei anche rumore del traffico, ambulanze, perché sono vicino all'ospedale, tutto quanto, cose che io non ho mai vissuto prima. E nell'altro video ti ho fatto vedere, c'ho un parco qui, quindi sono fortunatissimo. E però mi sono reso conto in questi 3 mesi come sono lontano, ma la natura ancora lavora in me, diciamo. Quindi è il benessere che porta la situazione, le situazioni che ho vissuto nella mia vita in mezzo alla natura, che ancora riescono a darmi del benessere. È anche lo stato personale, mentale, che si crea stando da soli nella natura, ti permette di affrontare tante cose in maniera totalmente differente da come l'avrei affrontate se non avessi fatto questa vita. Mi rendo conto che l'essere isolato, o l'essermi isolato, perché fondamentalmente mi sono isolato dal mondo reale, ho detto a volte sono un montanaro digitale, no? Perché? Perché mi sono allontanato dal mondo reale, mi piace stare da solo in mezzo alla natura, però poi dopo ho un canale YouTube, il canale Twitch, il podcast, il sito, questo, quella, community, cioè c'è una valanga di cose digitali dove incontro gente sempre. Però nella vita reale questo fa molto la differenza. Nel podcast che ascolterai, perché l'ascolterai, e se non l'ascolterai, l'ascolterai, dico una cosa che andremo a vedere. Ogni volta che incontri una pianta, un albero, quella pianta farà parte della tua vita. Se sei in un bosco, conosci tante piante e vivrai con tante piante, perché ognuna ha la sua vita, cresce, le piante danno frutti per noi, sono altruiste, sono. La pianta ha la sua vita, quando arriva la morte la pianta viene bruciata, quindi ci serve per scaldarci, per cucinare, per tante cose, quindi ma l'ascoltare nel podcast. Ci sono tante cose che vanno a lavorare insieme per il benessere. Non parleremo di una cosa che dopo è scontata, ossia nel rapporto tra uomo e natura. Noi dobbiamo rispettare la natura perché la natura rispetti noi. Quindi
non voglio parlare di questo, ma voglio parlare proprio di quello che la natura ci dà emotivamente ogni volta che la viviamo, perché la dobbiamo vivere e anche come viverla. Cioè, entriamo in un bosco, gli alberi sono in continua comunicazione tra di loro, e questa cosa è scientificamente provata, e nello stesso momento sono in comunicazione con noi, perché noi entriamo nella loro rete, quindi non ci rendiamo conto di cosa ci sta accadendo, ma lo scopriamo solamente dopo, quando torniamo a casa e non abbiamo più quella natura intorno e ne abbiamo bisogno, e nello stesso tempo ci sentiamo bene perché siamo stati lì, quindi ancora la natura è dentro di noi e stiamo bene. Una cosa stupida, basta coltivare, se uno ha un po' di terra, coltivare un po' di terra, avere il contatto con, anche quello è contatto con la natura, oppure anche semplicemente un bonsai, un piccolo albero da far crescere, da accudire dentro casa senza troppi impegni di spazio e di tempo. Quindi ci sono molte cose che ci porteranno in collegamento con la natura per farci stare bene, e questa cosa non la vedremo solo con me, ma la vedremo anche con alcuni di voi, ma soprattutto con l'aiuto di una psicologa. Quando dico psicologa sembra un serpentello, psicologa, la vedremo con una psicologa che ci aiuterà a capire meglio tutta questa situazione, ma soprattutto che conosce benissimo me, il mio lavoro, la mia vita, in modo da andare a cogliere qualsiasi particolare. Quindi non lasceremo nulla al caso in questa situazione, e sarà molto interessante. Sarà molto probabilmente farò anche dei video con lei, anzi sicuramente quello che sarà il rapporto con la psicologa arriverà anche qui sul canale YouTube, oltre che nel podcast. Non ci saranno live molto probabilmente su questa cosa, però sicuramente ci saranno dei video, creerò una playlist dedicata a questo argomento, e ci sarà comunque il podcast, che è appunto rapporto tra uomo e natura. Quindi questo è il primo passo del muro bianco. Vedete quanto, adesso torniamo al muro bianco, puoi vedere quanto la differenza non la fa cosa intorno, ma cosa ho dentro. Dentro qui e dentro qui. Quindi le conoscenze, le esperienze fanno una differenza su quello che puoi creare in tutto a livello di contenuti. Adesso mi metterò al computer e scriverò anche del testo, scriverò un articolo sul mio blog, trovi sempre il link in descrizione, e sempre dedicato al rapporto tra uomo e natura. Molto probabilmente anche lì farò una categoria a parte. Vediamo. Bene, allora, grazie per aver visto questo video. Mi raccomando, se vuoi continuare a vedere questi video, iscriviti al mio canale. Non costa niente, ma per me fa la differenza. Se raggiungo 1000 iscritti potrò anche fare le live dallo smartphone, ma non è quello il fatto. È più che altro, più iscritti più significa che il mio lavoro serva qualcosa oltre che a me in questo periodo. Quindi dal muro bianco è tutto, trovi tutti i link che servono in descrizione. Ti ringrazio per essere stato qui e ci vediamo presto con un altro video dal muro bianco. Ciao da Mauro Barbacci.